Un semplice accertamento tecnico e strutturale alla base della chiusura del casello autostradale di Fano in entrata e che avrebbe interessato la rampa d'accesso dalla quale sembra si sarebbero staccati alcuni calcinacci mettendo a rischio le autovetture in transito. La chiusura ha provocato la deviazione del traffico, soprattutto quello pesante, sulla strada statale adriatica, con un'inevitabile formazione di code sia nel tratto tra Fano e Pesaro che sulla superstrada Fano-Grosseto. L'intervento, messo in atto dai vigili del fuoco, è terminato intorno alle 12 e non sembra aver, almeno per il momento, riscontrato ulteriori anomalie lungo il ponte e la strada. Ma ovviamente molta è stata la preoccupazione stamattina di viaggiatori e residenti, visto anche gli ultimi episodi tragici in A14, poco più di 2 mesi fa.